Bentornati all'appuntamento settimanale con Flash, la nostra rubrica che vi racconta le novità e le curiosità del panorama videoludico internazionale. In barba a chi lo dava per morto, Pokémon Go continua a fruttare cifre da capogiro a Niantic. L'ultimo report di Sensor Tower parla addirittura di 84,8 milioni di dollari fatturati nel solo mese di settembre. Ma non solo. Settembre è stato anche un mese da record per quanto riguarda il download del gioco, arrivato a quota 8,86 milioni in tutto il mondo. Sempre secondo Sensor Tower si tratta del guadagno più alto da novembre 2017. In totale Pokémon Go ha fruttato 2,01 miliardi di dollari in microtransazioni e 522 milioni di download dalla sua uscita. Ubisoft ha annunciato che la prossima settimana, insieme al lancio della prossima espansione di For Honor Marching Fire, sarà reso disponibile un update gratuito che andrà a migliorare sensibilmente il comparto grafico del gioco, introducendo diverse migliorie. Tra le più importanti vi segnaliamo sicuramente una rivisitazione del sistema di illuminazione, reso ancora più responsivo e immersivo, e nuove texture. Stando a quanto dichiarato da Christian Diaz, art director di Ubisoft, le differenze grafiche saranno notevoli. Gli utenti PlayStation 4 stanno correndo ai ripari in massa a causa di un messaggio che, se ricevuto, manda in crash completo la console. Proprio come per iPhone, un messaggio privato che contiene caratteri particolari, se visualizzato, obbliga i giocatori a operare il reset di fabbrica sulle loro PlayStation 4 per risolvere il problema. La cosa grave è che anche solo la notifica comparsa della ricezione di questo messaggio manda in crash la console. Gli utenti si stanno scatenando in massa nel Reddit ufficiale di PlayStation 4, ma per ora Sony non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito. Potete proteggervi soltanto impostando la ricezione dei messaggi in privato. Vi aggiorneremo non appena si avranno notizie della natura di questo nuovo exploit. Bungie ha divulgato qualche informazione in più sui contenuti che potremo aspettarci abbiano effetto dalla prossima settimana con l'arrivo del Festival delle Anime Perdute su Destiny 2. Il 16 ottobre avverrà per esempio il ritorno dello Stendardo di Ferro e quello di Lord Saladin. Ogni taglia offrirà una ricercatissima ricompensa e gli obiettivi delle taglie sono stati resi leggermente più semplici dopo che Bungie ha ricevuto feedback negativi nella scorsa occasione. Sarà incrementata la probabilità di drop dei nuclei prodigiosi e la quantità di valore raddoppiata fra il 16 e il 19 ottobre e triplicata dal 19 al 23. E sempre parlando di Destiny 2, se ancora non avete avuto occasione di provare Destiny 2 o le sue espansioni, ecco che questa notizia farà sicuramente al caso vostro. Recentemente Bungie e Activision hanno infatti annunciato che a partire dalla prossima settimana i giocatori che acquisteranno i Rinnegati, l'ultima espansione del celebre FPS in salsa MMO, potranno ottenere a titolo gratuito le prime due espansioni pubblicate per il gioco, Warmind e La Maledizione di Osiride. E i giocatori che hanno già acquistato i Rinnegati? Per loro, Bungie e Activision hanno pensato ad una serie di ricompense in gioco esclusive, come shaders, nameplate ed emote, che saranno consegnate ai giocatori a dicembre, per ringraziare i fan del continuo supporto al gioco.